7 fossili viventi che esistono ancora. Numero 7. Limulo. Queste creature ataviche, che possono ancora essere trovate oggi strisciando intorno ai fondali fangosi dell'oceano, sono emerse per la prima volta nel tardo periodo ordoviciano circa 450 milioni di anni fa. Assomigliano ai crostacei, ma fanno parte del subfilum di Chelicerata, quindi sono più strettamente imparentati con gli aracnidi, come ragni e scorpioni. Nonostante siano sopravvissute a numerose estinzioni di massa, il loro numero sta diminuendo a causa della distruzione dell'habitat in Giappone e del sovrasfruttamento lungo la costa orientale del Nord America. Numero 6. Pesciolino d'argento. Il pesciolino d'argento, o Lepisma saccharina, è un insetto lucifugo, veloce e privo di ali, è sinantropico, ossia lo si trova nelle abitazioni umane, ed è molto diffuso. L'aspetto del corpo dell'insetto, argenteo e oblungo, giustifica il suo nome comune. I suoi fossili risalgono a oltre 400 milioni di anni fa, e gli antenati del pesce argentato sono considerati i primi insetti primitivi. È incredibile. Ha anche fototassi negativo, quindi fugge dalla luce e può essere trovato in luoghi bui e umidi. Numero 5. Tuatara. I tuatara si trovano in Nuova Zelanda e le attuali due specie sono gli unici sopravvissuti dell'ordine Sphenodontia, che risale a circa 200 milioni di anni fa. I tuatara crescono fino a circa 30 pollici di lunghezza e hanno una disposizione dentale insolita e unica, due file di denti nella mascella superiore, che si sovrappongono a una singola fila sulla mascella inferiore. Anche se i veri rettili, i tuatara hanno certe ossa nei loro scheletri che sono condivise con i pesci. I tuatara sono tra le creature più evolutivamente diverse della classe Reptilia. Chi potrebbe pensarlo? Numero 4. Ctenofora. Conosciuta anche come la pappa, i ctenofori sono emersi per la prima volta 700 milioni di anni fa. Sembrano chiazze di gelatina a strisce che attraversano il mare spinte da file di ciglia. I biologi dicono che questi sono gli animali più antichi conosciuti, e non spugne di mare come credevano in precedenza, il che significa che in realtà siamo discesi da queste cose. Una recente ricerca suggerisce che queste specie si siano sviluppate in maniera del tutto indipendente dalle altre specie marine primitive, come ad esempio le spugne. Numero 3. Squali elefante. Situato a largo delle acque dell'Australia e della Nuova Zelanda, gli squali elefante, o Callorhynchus emilii, sono membri di un ramo di pesce cartilagineo noto come chimere. Sono lontanamente imparentati con squali e razze, quindi tecnicamente parlando non sono in realtà squali. Recentemente, gli scienziati hanno mappato il genoma di questa creatura, rivelando DNA che è stato modificato a malapena per quasi 420 milioni di anni. Per metterlo in prospettiva, i dinosauri non sono emersi fino a circa 230 milioni di anni fa. Grazie a questa nuova analisi, gli squali elefanti sono i vertebrati in evoluzione più lenta che conosciamo. Numero 2. Celacanti. I celacanti, strettamente imparentati ai dipnoi o pesci polmonati, sono tra i più antichi vertebrati dotati di mascelle conosciuti. I loro resti si rinvengono fin dall'inizio del Devoniano, 410 milioni di anni fa. Fino al 1938 si pensava che questi pesci si fossero estinti alla fine del Cretaceo, con la scoperta di un esemplare nel canale di Mozambico apparve chiaro che i celacanti sopravvissero all'estinzione, e sono da considerarsi veri e propri fossili viventi, in realtà hanno mantenuto pressoché inalterata la forma esterna. Nel 1999 una seconda specie, la Timeria menadoensis, fu rinvenuta nei pressi di Sulawesi in Indonesia. Numero 1. Nautilus. Nautilus è un genere di molluschi cefalopodi tetrabranchiati, considerato estinto in seguito ai ritrovamenti fossili risalenti al Paleozoico. È stato osservato per la prima volta in vita solamente nel 1829 ed è classificato come fossile vivente per quanto la sua conchiglia. I Nautilus sono diffusi in mare aperto,
dalla superficie ad una profondità di 500 metri, principalmente nell'Oceano Pacifico occidentale, soprattutto dalle isole Figi alla Nuova Guinea, e nell'Oceano Indiano. A differenza di altri cefalopodi, il Nautilus ha un sistema visivo primitivo, il suo occhio funziona come una camera oscura, la messa a fuoco penalizza la luminosità e viceversa.